Buongiorno amici Kitchen Brasita. Oggi facciamo una ricetta brasiliana che però viene fatta con un frutto che più italiano di lui non c'è. Un frutto che ha reso l'Italia famoso in tutto il mondo, ma soprattutto un frutto, secondo mio marito, che è uno spreco mangiarlo così com'è. Un frutto che va trasformato in una bevanda, che poi è un frutto di questo periodo qui, di settembre. Secondo voi che cosa può essere? L'uva. Oggi facciamo la torta d'uva brasiliana. Questa torta è davvero golosa e viene fatta con uno strato di biscotti, una sorta di ganache al cioccolato in mezzo, dopodiché chicchi d'uva, ovviamente senza i semi, mi raccomando, e una copertura di pana. Mi raccomando, scegliete i chicchi d'uva belli sodi e l'uva verde, questa qui, non so come si chiama, l'uva da tavola, uva Italia, non lo so. Questa qui comunque dovete prendere. Spero che vi piaccia questa torta brasiliana. Gli amanti dell'uva sicuramente non rimarranno delusi perché è davvero golosa. E facciamo questa torta. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di una latta di latte condensato, una pirofila di vetro, 70 g di cioccolata fondente all'85%, 200 ml di panna da montare, 250 g di biscotti secchi, 700 g d'uva verde, delle foglie d'uva o di platano ben lavate e asciugate e della cioccolata per decorare. Prima cosa, apriamo i pacchi dei biscotti e sistemiamoli semplicemente sotto alla pirofila. Mettiamone uno accanto all'altro fino a ricoprire tutta la superficie della nostra pirofila. Tutto qui è davvero semplice. Ora su una padella antiaderente mettiamo il latte condensato e i pezzi di cioccolata e facciamo sciogliere tutto quanto a fuoco medio-basso, diciamo. In questo modo facciamo il brigadeiro. Il brigadeiro non è altro che una sorta di ganache brasiliana che viene fatta appunto con... Poi vengono passate sulle codette di cacao e vengono serviti così. Quindi in questo modo facciamo il brigadeiro, la ganache brasiliana, diciamo, che ci servirà per farcire la nostra torta d'uva, non per fare dei dolcetti. Però comunque se volete fare dei dolcetti procedete nello stesso modo. La nostra ganache sarà pronta quando inizia a staccarsi dal fondo della pentola e a diventare sempre più densa. Ci vorrà circa una decina di minuti, ma anche un po' di meno di cottura. Quando vedrete che si stacca molto facilmente dal fondo della pentola, formando una sorta di pattina sul fondo della pentola, vuol dire che è fatta la nostra ganache. Dobbiamo spegnere il fuoco perché ci serve la ganache ancora calda e utilizziamola subito. Ora non dobbiamo fare altro che versare la nostra ganache direttamente sui biscotti e spalmare il tutto accuratamente. Io qui ho scelto di mettere i biscotti prima e versare la ganache dopo, ma voi se volete fare una cosa un po' più precisina, potete prendere ogni biscotto e spalmarlo con un po' di ganache e poi metterlo sulla teglia. Io ho preferito fare così tutto insieme in modo da fare un po' più veloce, diciamo. Adesso prendiamo i nostri chicchi d'uva tagliati a metà e senza semi e poggiamo ogni uno con la parte tagliata rivolta verso la ganache. Ricopriamo tutta quanta la teglia in questa maniera e dopodiché non ci resta che mettere la panna montata. Per quanto riguarda la decorazione della mia torta, io ho deciso di prendere delle foglie di platano, ricoprirle di cioccolata e fare così, diciamo, un grappolo d'uva. Se avete le foglie d'uva ancora meglio, io non ce l'avevo. Le foglie vanno lavate e asciugate accuratamente, dopodiché le ho spalmate con un po' di cioccolata calda e le ho messe in frigo per una mezz'oretta. Le ho staccate molto molto delicatamente e ho guarnito la torta ricreando il grappolo d'uva. Tutto qui. Questa è stata la mia idea di decorazione, ognuno fa come vuole, potete anche decorarla in altri modi. E niente, la nostra torta è finita. Ora vi faccio vedere la consistenza del dolce.
che la ricetta della mia torta d'uva fredda vi sia piaciuta e che la fate, che provate, che raccontate agli altri in modo, diciamo, da far conoscere questa ricetta un po' anche qui in Italia. E niente, spero che vi sia piaciuta. Alla prossima video ricetta. Un bacione e grazie per aver visto il video. Ciao!